bene, siamo alla base del campanile 18, una delle opere più famose. Ci sono migliaia, milioni di turisti che passano tutti i giorni da questa piazza. D'altra parte, accanto al campanile 18 c'è l'ingresso di Santa Maria del Fiore. Bene, ma noi qui siamo per un'altra ragione. Infatti, sotto al primo cornicione del campanile 18 si possono notare varie formelle. Alcune delle formelle riguardano appunto le arti e i mestieri. Una di queste formelle fu realizzata da Giotto, lo stesso che aveva progettato il campanile. Giotto era già in là negli anni quando ebbe l'incarico della costruzione, incarico che fra l'altro gli avrebbe dato una retribuzione di 100 fiorini d'oro l'anno, una cifra straordinaria per l'epoca, una cifra veramente elevatissima. E quando lo stesso Giotto ebbe anche la possibilità di scolpire alcune delle formelle del campanile, non se la lasciò scappare. Bene, appunto, Giotto, quando ha l'occasione, come dicevo, scolpisce, seppur anziano, perché insomma era avanti nell'età, infatti non vedrà neanche la costruzione del campanile perché morirà prima e verrà sostituito ovviamente, però scolpisce una formella particolare. Questa formella è quella che è alle mie spalle ed è precisamente quella che rappresenta una scena bucolica, dove c'è un pastore sotto una tenda con una serie di pecore e un canino collocato nella parte destra del bassorilievo. Bene, questo canino era il cane di Giotto, era il suo amico a quattro zampe, particolarmente amato da Giotto, tanto da volerlo riprodurre addirittura in un bassorilievo. E questo testimonia due cose importanti. Uno è l'amore che Giotto aveva nei confronti degli animali, addirittura nei confronti di questo cagnolino, forse un bastardino, chissà, che gli faceva compagnia quando lui, all'inizio della sua vita, nella sua infanzia, guardava il gregge di pecore della sua famiglia. Già, perché Giotto, di Bondone appunto, era di una famiglia umilissima e quando appunto lui nacque venne instradato, come quasi tutti i bambini figli di contadini, nell'accudire e nel guardare i greggi di pecore. Ecco che lui ha voluto riproporre in questa formella uno dei momenti forse felici della sua vita. Ma c'è una storia importante da ricordare, che è quella che viene citata dal Vasari nelle sue vite dei grandi pittori appunto e artisti del tempo. Questa storia è come Giotto in realtà sia diventato il famosissimo artista che tutti noi conosciamo. Bene, lui guardava il suo gregge e aveva l'abitudine di, con dei carboncini di un fuoco spento oppure delle pietre, di disegnare dal vero quello che vedeva, la natura che vedeva. Nella fattispecie la cosa che vedeva più spesso erano le pecore, ovviamente. E si dice che un giorno passasse un cavaliere e vedesse Giotto che stava incidendo, in pratica, disegnando con una pietra, su una pietra piatta, la testa di una pecora, con una tale perfezione, senza che nessuno gli avesse mai insegnato, che colpì particolarmente questo cavaliere. Questo cavaliere non era altri che, era arrivato lì per motivi personali, Cimabue. E infatti Cimabue diventerà quello che poi chiederà al padre licenza di poterlo portare nel suo studio e che lo instraderà e gli insegnerà a diventare quel grande artista che poi lui diventerà. E c'è una gustosa storiellina che riguarda Giotto e Cimabue. Era ancora piccolo, giovane, probabilmente aveva avuto 12 anni, 13 anni, ma era un burlone Giotto, è rimasto poi nel tempo sempre un burlone, era brutto, perché la storia ce lo racconta come una persona veramente bruttina, però particolarmente simpatica. Simpatica e buffa, chiamava a fare scherzi, e uno di questi scherzi lo fece proprio a Cimabue. Perché? Cosa fece? Durante un'assenza del maestro, lui dipinse sul naso di uno dei personaggi che Cimabue stava dipingendo una mosca. Questa mosca era talmente ben dipinta e ben fatta, a dimostrazione della capacità di Giotto di riprodurre appunto la natura, diceva appunto il passaggio c'è, ce lo prendiamo insomma, anche perché sarebbe impossibile fermarlo. Bene,
tanto era precisa e perfetta come una mosca vera, che Cimabue più di una volta cercò di scacciarla direttamente dal naso del suo dipinto, dal naso della figura da lui dipinta. Poi si rese conto che in realtà era stata dipinta da Giotto e allora scoppiò in una risata, e di lì cominciò appunto questa grande capacità artistica di Giotto, che l'avrebbe portato, come ho detto, ad essere uno dei più grandi pittori del periodo.